Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna in Foggia, dalla sacrestia della chiesa di Sant'Anna, per raccontarvi un episodio accaduto il 9 maggio del 1919. Il 9 maggio è una data significativa per la storia di Padre Pio perché tutto il mondo, attraverso un piccolo trafiletto del giornale d'Italia, conosce Padre Pio da Pietrelcina. Beh, fu un trafiletto di poche righe che racconta e sintetizza chi era questo frate minore cappuccino. Erano passati ormai 8 mesi circa da quel 20 settembre del 1918 e quindi era tutto rimasto all'interno e del convento e del paese, di tutto quello che accadeva intorno a Padre Pio. Chiaramente i frati cappuccini da quel 20 settembre vedevano accorrere tutto il paese, attraversarlo e poi salire tutto quello sterrato che portava al vecchio convento, al convento antico dei frati minori cappuccini. Ma da quel 9 maggio del 1919 cambiarono le cose. Cominciò a salire tanta gente, infatti nella cronistoria del convento di San Giovanni Rotondo si comincia a sottolineare che tante erano le folle, tante erano i fedeli che chiedevano a Padre Pio, si erano accorti di questi doni straordinari e soprattutto si erano accorti delle stimmate. Quindi la notizia cominciò a circolare nel paese, ma poi sui giornali arrivarono anche i giornalisti che nei mesi e soprattutto nelle settimane successive a quel 9 maggio cominciarono a scrivere tanto, tanto di Padre Pio da Pietrelcina. E vogliamo insieme ripercorrere quelle che sono queste poche righe che raccontano dalle pagine del Giornale d'Italia di quel venerdì 9 maggio 1919. Sono oggetto di vivi ed interessanti commenti i fenomeni straordinari che si manifestano nella persona di un umile cappuccino, Padre Pio da Pietrelcina. Questi fece la prima comparsa nel nostro paese, circonfuso dall'aureola della santità, e fin dal suo apparire il popolo ebbe per lui segni di grande venerazione. La sua vita di penitente, il suo ministero esercitato con grande abnegazione, i suoi prodigi fanno del convento meta di affollato pellegrinaggio. Molti e vari sono i fatti miracolosi attribuiti al santo, lo spirito profetico, il dono della chiaroveggenza, l'ubiquità, l'estasi, ma questi fatti possono far limitare lo scettico. La generalità ammette un fenomeno visibile a tutti, il fenomeno delle stimmate, comparse ad ambo le mani, ai piedi, al costato, mentre da una parte il popolo minuto è attratto al convento per visitare il santo, dall'altra le persone colte e il clero mantengono un rigoroso riserbo, in atto di un giudizio autorevole della Chiesa.